Dove sta la verità? Eccoci qua, ben ritrovati amici e amiche che ci seguite sui nostri canali digitali per quanto riguarda il Triveneto e in streaming in qualsiasi parte del pianeta voi siate, sempre che ci sia la connessione internet. Saluto tra l'altro in questo caso gli amici friulani che ci hanno scritto da Andorra, poi altre due famiglie che sono partite dall'Italia, dal Friuli nel 1938 e oggi sono in Brasile. Li saluto e so che ci seguono e quindi questo fa piacere. Dicevo, dove sta la verità? Il giallo che contraddistingue un po' questa diciamo, vicenda che ha visto un anno fa Giulio Regeni scomparire dal Cairo e poi ricomparire come cadavere il 3 di febbraio, lungo la strada che porta ad Alessandria. E ora tutti chiedono la verità, la verità. Allora andiamo con ordine. La domanda che abbiamo posto nelle precedenti edizioni del telegiornale: in Italia serve un uomo forte come Putin e Trump. Sei d'accordo? Sì, il 61%, no, il 39%. Voi sapete che nelle ultime ore è scoppiata un'altra polemica. C'è comunque, no, un fosso ancora, che non è ricolmo di terra, che divide chi parla di fascismo nei confronti delle terre jugoslave, chi parla di foibe con italiani, uomini, donne e bambini gettati vivi solamente perché italiani, non appartenevano a nessuna diciamo, linea politica, eppure erano italiani. L'11 febbraio è il giorno della memoria e si ricorderanno, no? Il giorno del ricordo, scusate, si ricorderà quelle vicende. Eppure, ci sono persone che intendono ribaltare il tutto. E allora viene negata loro la sala pubblica. Negata la sala pubblica a chi nega, è stato messo apposta, o sminuisce il dramma delle foibe. Sei d'accordo? Dramma delle foibe che ci tocca da vicino, noi friulveneti giuliani. E allora abbiamo qui con noi Magdi Cristiano Allam, è un amico prima di tutto, poi uno scrittore, un giornalista, tutto quello che ci corre dietro, però ho detto bene, Grazie, prima è un amico, assolutamente sei un Gigi, ed è amico. un'amicizia condivisa. Grazie. Senti, partiamo da questa vicenda di Giulio Regeni. Io ho detto prima che nei nostri paesi medio orientali, dico nostri, fare domande come si fanno in Occidente a volte non è opportuno. Da qui parte questa storia. Queste domande che possono essere innocenti qui in Occidente, dalle nostre parti non sono innocenti, è giusto? È corretto, è corretto. Giulio è sicuramente caduto in una trappola tesagli da un interlocutore di cui lui si fidava, che era il presidente del sindacato degli ambulanti, una categoria marginalizzata nell'ambito del sistema sociale e dello sviluppo in Egitto, che è stato infiltrato dai fratelli musulmani, quindi inviso al governo egiziano del presidente al-Sisi, ma che ha messo Giulio nella condizione di apparire come chi sta operando contro il governo in una lunga in un lungo colloquio registrato in modo clandestino con una telecamera nascosta messa dalla polizia segreta egiziana. Giulio Regeni si rende disponibile a dargli dei soldi attraverso una ONG locale finanziata dall'Occidente per scopi personali, per curare la moglie, e dove per quel regime è in qualche modo una prova che c'è una realtà che complotta contro il governo stesso. Detto questo, non c'è assolutamente nulla che possa indicare Giulio Regeni come una spia, Ovvio. nel modo più assoluto. E in ogni caso non c'è nulla che possa giustificare l'atroce crimine
che è stato perpetrato nei confronti di Giulio Regeni. Detto questo, resta sicuramente l'interrogativo del come e del perché è stato torturato, e il giallo sul ritrovamento del suo corpo tremendamente mutilato proprio nelle stesse ore in cui all'interno dell'ambasciata italiana al Cairo c'era l'allora ministro dello sviluppo Federica Guidi con una folta delegazione di imprenditori italiani che si apprestavano a firmare degli importanti accordi energetici, commerciali ed economici con l'Egitto, dove l'evidenza ci dice che quel corpo fatto ritrovare sul ciglio di una strada ha voluto danneggiare gli eccellenti rapporti che ci sono tra l'Italia e l'Egitto, soprattutto dopo la fine del regime di Gheddafi, che vede l'Egitto nella posizione di essere il primo interlocutore dell'Italia in Africa. Cambiando argomento, alle 20.30 a Sedrano, nel ristorante La Stella, Magdi si presenterà, spero, al foltissimo pubblico, ma sono sicuro perché quando c'è il pubblico è presente, per continuare questa sua marcia, no, in tutto il paese, per far capire che non dobbiamo abbassare la guardia. Certamente, io intanto voglio ringraziare la lista San Quirino per sempre, l'amico Claudio Serafini che mi hanno invitato. Sarà l'occasione sia per presentare il mio nuovo libro Io e Oriana, dove racconto la storia dell'amicizia che mi ha unito a Oriana Fallaci, sia per affrontare le tematiche che oggi ci interessano in modo impellente, perché sono presenti nel nostro vissuto, nella nostra quotidianità, che è il tema dell'immigrazione, il tema dell'Islam, del terrorismo islamico, di questa autoinvasione dei clandestini che oramai sono presenti su tutto il territorio nazionale, e ci sarà un dibattito molto, molto aperto, molto, molto intenso, come sempre avviene quando si ha a che fare con dei problemi che ci toccano e che purtroppo stanno comportando delle vicissitudini sul piano della sicurezza per tanti italiani. Ti faccio l'ultima domanda. La notizia è fresca fresca, poi faccio la domanda al giornalista e al cittadino. La Corte Costituzionale quest'oggi, attenzione, sì, ha dichiarato illegittimo il ballottaggio disposto dall'Italicum, sul quale Renzi aveva detto possiamo parlarne, aveva detto prima del 4 di dicembre, mentre non si discuteva il premio di maggioranza, e sul premio di maggioranza tutti davano contro. Cosa ha fatto oggi la Corte Costituzionale? Ha dichiarato illegittimo il ballottaggio, mentre ha dato via libera al premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale per il partito che supera il 40% dei voti alle elezioni. Quindi il partito che supera ha questo premio di maggioranza. Bocciata anche la disposizione che avrebbe consentito al capolista, come è sempre accaduto, eletto in più collegi, di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. È accaduto anche nelle precedenti elezioni che uno era presente e decide se Friuli, Toscana. Attenzione, questa è bellissima. Così modificata, la legge è dichiarata subito applicabile. Quindi possiamo andare a votare, non dico domani, ma tra un mese. Sei sicuro che andiamo a votare? No, io credo di no. Credo di no. C'è una ragione che ai cittadini può scandalizzare, ma dobbiamo prenderne atto. E fino al 15 settembre del 2017 si completerà l'arco dei 4 anni, 6 mesi e un giorno che garantisce la pensione per i parlamentari che sono al loro primo mandato.
e i parlamentari che sono al loro primo mandato sono ben il 64% dei parlamentari e la maggioranza di loro, bisogna sottolinearlo, sono del Movimento 5 Stelle e sono proprio quelli che a voce alta chiedono le elezioni immediate. Io non credo che ci saranno, aggiungo che non c'è nessun partito oggi veramente interessato al fatto che le elezioni si tengano subito, perché tutti sanno che nel nuovo Parlamento non avranno più gli stessi numeri. Sicuramente non sarà così per Forza Italia, sarà così anche per la stessa Lega Nord, per Fratelli d'Italia, ma probabilmente anche il Partito Democratico. Resta l'incognita del Movimento 5 Stelle che resiste nonostante tutto, e questo è un po' un mistero di questa nostra Italia. Magdi, Cristiano Allam, grazie, amico, scrittore, giornalista, opinionista a livello internazionale. Sedrano 20:30, ristorante La Stella, per chi vuol continuare ad ascoltare il nostro amico. Grazie. Allora, tragedia, proseguiamo invece in centro Italia, ancora vittime trovate sotto le macerie, siamo a 25 persone, l'ultima è stata portata diciamo così alla luce, possiamo dire, e pochi minuti fa, ed è una donna. E allora c'è il servizio. I giorni del dolore e della speranza, ma anche quelli dell'unità rappresentata dagli sforzi effettuati da tutti i soccorsi giunti da ogni parte dello stivale. Peggiora di ora in ora il bilancio ufficiale delle vittime all'hotel Rigopiano di Farindola sul Gran Sasso. I deceduti sono infatti 24, mentre i dispersi ancora 5. Nella notte recuperati i corpi di 3 uomini, tra loro anche l'amministratore dell'albergo Roberto Del Rosso. Di ora in ora trovati altri cadaveri, tra i quali quello del receptionist Alessandro Riccetti. Ieri 6 corpi sono stati portati all'ospedale di Pescara per gli accertamenti medico-legali e l'identificazione, sono stati riconosciuti dai familiari. Si tratta di Alessandro Giancaterino, Gabriele D'Angelo, Sebastiano Di Carlo, Nadia Acconcia Messa, Barbara Nobilio e Linda Salzetta. 11 le persone finora in salvo. Queste le parole del premier Paolo Gentiloni in audizione al Senato. Credo sia stato messo in atto ogni sforzo possibile, umano, organizzativo, tecnico. Uno sforzo che è ancora in corso per cercare di salvare vite e trovare dispersi. Abbiamo mostrato, ha detto il premier, una capacità di reazione del sistema all'altezza di un grande paese. Ancora a lavoro le nostre squadre di protezione civile e i nostri vigili del fuoco. Il servizio, Omar Costantini. Sono oltre 14.000 le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile in seguito alle scosse di terremoto che dal 24 agosto scorso ad oggi hanno colpito il centro Italia, a cui si è sommato il forte maltempo. Gli assistiti sono complessivamente 6.994 nelle Marche, 2.067 in Umbria, 597 nel Lazio e 4.918 in Abruzzo. La popolazione assistita, dopo le scosse del 18 gennaio scorso, è aumentata complessivamente di circa 4.500 unità. I numeri parlano chiaro di come l'emergenza maltempo, mixata con quella del terremoto, mette in luce l'opera professionale svolta anche dai nostri volontari delle varie squadre comunali di protezione civile che si sono alternati in quelle terre. Solo nella regione Abruzzo gli assistiti sono poco più di 4.900, circa 780 in strutture ricettive locali, 950 in strutture distribuite sul territorio e più di 3.000 negli alberghi sulla costa. Anche gli amici in divisa del Veneto continuano ad operare nelle zone. Prosegue l'attività in centro Italia da parte della colonna mobile dei Vigili del Fuoco del Veneto, presenti nelle zone più colpite dal terremoto e dall'emergenza maltempo, con 126 operatori e 59 automezzi su un totale di oltre 1.200 persone.
I componenti della squadra USAR, Urban Search and Rescue, specializzati nella ricerca sotto le macerie dei comandi di Venezia, Treviso e Padova, stanno operando all'hotel Rigopiano di Farindola, presente anche una squadra valanga del comando di Belluno con un gatto delle nevi. I pompieri del Veneto, assieme con i colleghi provenienti da tutta Italia, sono tuttora impegnati nel controllo e nella verifica della staticità delle abitazioni, oltre all'alleggerimento delle coperture e alla rimozione dei cumuli di neve giudicata pericolosa. Nei giorni scorsi hanno invece operato nel raggiungere le persone rimaste bloccate nelle contrade più isolate dall'eccezionale nevicata, portando generi di prima necessità, oltre al trasbordo delle stesse in località più sicure. A volte mi chiedo in che paese viviamo, ma me lo chiedo a voce alta. Pensate che l'Abruzzo, che non mi pare sia una regione in pianura, ma sia una regione, insomma, i lupi non vivono in riva al mare. Il Gran Sasso e via discorrendo. Ebbene, c'è una legge del 1992 che impone alle regioni la predisposizione, la realizzazione di una mappa di rischio valanghe. 1992. La regione Abruzzo non ha mai realizzato la mappa di rischio valanghe perché non aveva i soldi. Io mi chiedo quei consiglieri regionali là quanti denari percepiscono mensilmente. Andate a vedere, non percepiscono. Ma vi rendete conto? Una regione che non ottempera ad una legge dello Stato. Poi, quando voi salite una strada di montagna in inverno, vi accorgete che ci sono dei paletti, salendo e scendendo, dei paletti ogni 2 metri, colorati, rossi, bianchi, gialli, delimitano la strada. In caso di nevicata, tu che percorri quella strada sai dove questa termina, perché c'è il paletto. Ogni 2 metri ci sono i paletti. E questo serve anche per le frese, no? Che non escono dalla carreggiata e si rompono perché trovano i sassi. Provate a dare un'occhiata alle strade dell'Abruzzo, a quelle stracolme di neve. Se trovate un paletto, mi fate la fotografia e me la inviate. Non c'è un paletto. Sulla strada che porta a Rigopiano, e se andate su internet la vedete, che passa la Fresa e poi si ferma perché ha finito il diesel, la strada non è delimitata dai paletti. Dai paletti. Perché più la neve cresce, più il paletto esce. Non c'è un paletto. Mi chiedo a questo punto se veramente ci siano due Italie. Andiamo allora in Veneto. Sì, con Marco Colbertaldo, perché a differenza ovviamente di quanto accaduto lo scorso agosto, ora c'è anche il maltempo che imperversa nelle zone del terremoto, ma a fronte anche di quanto accaduto lo scorso agosto non ci sarà da stupirsi se in azione potrebbero entrare addirittura gli sciacalli che approfittano della situazione che c'è in quelle zone di grossa difficoltà. È così, Colbertaldo? Sì, ovviamente sì. È un fenomeno che sempre c'è stato e continuerà. Attualmente i tempi sono duri e quindi aumenterà. Non guardano in faccia a niente, a nessuno. Vanno subito presi e puniti in modo duro. È un crimine veramente brutto, ignobile. E servono tutte quante le forze dell'ordine, eventualmente esercito. Subito però, perché mi sembra che in quei posti ancora non si siano molto mossi in questo settore. E mi spiace anche. Sono impegnati comunque nel settore sì, della... Impegnati, sì, però... Cioè, abbiamo noi ancora esponenti, appartenenti, esercito, e stanno là, diciamo, a fare poco, forse,
Quindi è importante subito prenderli e portarli là. Abbiamo uomini, sa? L'esercito, polizia poca. Là invece ce ne sono abbastanza. Ci vuole una maggiore concentrazione. Occorre volontà. E quella sempre manca, purtroppo. È facile dire, è facile criticare. È sempre dura fare. Bene, bene, bene. Grazie. Ovviamente poi in questo caso la palla passa alla politica per quanto concerne le maggiori forze dell'ordine, ma questo è un altro discorso. Grazie a Marco. Certamente. Linea un piacere mio. Amatrice. Better place. Buongiorno! Buongiorno! Allora, ieri c'è stata quella ennesima tragedia, no? Nella zona di Abruzzo, l'elicottero che è precipitato dopo che aveva soccorso uno sciatore. 6 persone sono morte, compreso anche lo sciatore. Ebbene, mi scrivo. Il medico rianimatore Walter Bucci, che è deceduto appunto nell'incidente dell'elicottero all'Aquila ieri, e che tra l'altro era appena rientrato dalla zona dove si continua a scavare, cioè la zona di Rigopiano, ebbene, che è morto nell'incidente, è stato uno stimatissimo tenente medico alla caserma Cantore di Tolmezzo, caserma che io ho frequentato, artiglieria montagna, c'erano anche gli alpini, però caserma Cantore di Tolmezzo, ed era negli anni 87 e 88, uno stimatissimo tenente medico alla caserma Cantore. Grazie a Fabio Simoni per la diciamo notizia che ci ha dato. Poi mi arriva un'altra notizia, un avviso. È un piacere seguire il tuo TG anche qui a Pune, in India. Arriva la voce indipendente, in India, Unico rammarico per la diretta streaming che per problemi legati al servizio provider locale non è agevole. Mi consolo con gli allegati dei tuoi TG nell'archivio in linea. Saluti da un tuo concittadino, in realtà di Porcia, che lavora da anni in India. Nicola da Riol. E io lo saluto. Mi ha scritto in questo momento, ci sta seguendo e quindi... Continuano le proroghe decise dal comune di Pordenone che permettono di tenere accesi gli impianti di riscaldamento in città per un massimo di 18 ore al giorno anziché 14. La deroga stabilita con ordinanza firmata dal sindaco Cirian vale fino a martedì 31 di gennaio. E allora Sergio Nordio ci dà le ultimissime. Buona serata e ben ritrovati. Giornata di bel tempo anche oggi sul Friuli Venezia Giulia, però con la bora presente sulla costa e sulle zone di pianura, anche se in queste zone un po' più moderata. Stamattina le raffiche hanno toccato anche i 115 km orari a Trieste, velocità decisamente più bassa invece in pianura. Fa ancora fresco e resterà freddo nei prossimi giorni, sempre col bel tempo, cielo sereno per domani e anche per venerdì, temperature in ulteriore lieve calo, le minime nei prossimi giorni, con l'attenuarsi del vento scenderemo nuovamente alcuni gradi sotto zero in pianura, intorno ai meno 5 previste le minime sul Pordenonese nelle prossime notti, temperature massime in lieve calo, anche queste di qualche grado, intorno ai 4-5 sono previste appunto nei giorni prossimi. Per quanto riguarda la tendenza verso la fine della settimana, tempo più umido, probabilmente sabato e domenica aumenterà un po' la nuvolosità, si tratterà di nubi basse
di foschie che interesseranno maggiormente la pianura e la costa, resta più soleggiato invece in montagna. Buona serata a tutti. La direzione dell'USL della Marca Trevigiana ha reso noto che da ieri è ricoverato all'unità operativa di rianimazione dell'ospedale di Conegliano un 18enne che si è rivelato dopo gli esami di laboratorio affetto da meninge da pneumococco. Il giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale con cefalea, nausea, febbre e otite. È stato trattenuto in osservazione, poi alle 22 l'improvviso poggioramento e il trasferimento in sala rianimazione dove è stata avviata la terapia specifica. Nel giro di poche ore è stato possibile arrivare alla diagnosi di meningite da pneumococco. Non vi è alcuna correlazione tra questo caso e quelli registrati, si legge, nelle scorse settimane all'ospedale di Treviso, ricordando che la meningite da pneumococco non richiede alcun provvedimento di sanità pubblica. Andiamo a Fiume Veneto, va a fuoco la canna fumaria di un'abitazione, paura per una coppia di anziani. Il surriscaldamento della canna fumaria ha provocato ingenti danni al tetto e al cappotto esterno dell'abitazione al civico 33 di Via Cadore, nel quartiere Primo Maggio a Fiume Veneto. Erano le 14.30 di oggi pomeriggio, quando dalla casa dei coniugi Carlo Mio e Dave Chiarotto, lui 85 anni, lei 80, ha cominciato ad uscire del fumo. A dare l'allarme sono stati i vicini, che dopo essersi sincerati delle condizioni dei due anziani, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute subito quattro squadre, due provenienti da Pordenone e altre due dal distaccamento di San Vito. Attraverso un'autoscala i pompieri sono riusciti a raggiungere il tetto della casa e in pochi minuti a domare il rogo. Probabilmente, ha raccontato Carlo Mio, ho caricato troppo la stufa di legna. Per dire il vero non mi ero nemmeno accorto che la casa stava andando a fuoco. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del SUEM 118. Il personale medico si è assicurato delle condizioni di salute dei due anziani e in particolare di quelle di Ave Chiarotto, che leggermente intossicata appariva piuttosto scossa per l'episodio. Entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale, in attesa che i vigili del fuoco ultimassero i lavori di spegnimento dell'incendio e della messa in sicurezza della casa, sono stati ospitati nella casa della vicina. I danni sono ingenti, tuttavia l'abitazione non è stata dichiarata inagibile. Oltre al tetto e al cappotto esterno, l'incendio ha provocato il guasto di un quadro elettrico nelle vicinanze. Alberto Comiso ha firmato il servizio, incendi nella notte anche tra Udine e Gorizia. Vigili del fuoco al lavoro dalla tarda serata di ieri fino all'alba per degli incendi che hanno interessato una casa e due capannoni. Il primo poco dopo le 23, quando un silos di una levigatura ubicata nella zona artigianale Cascina Rinaldi in comune di San Giovanni a Natisone è stato colpito da un principio di incendio. Grazie al pronto intervento di una squadra giunta da Cividale, lo stesso è stato spento in breve tempo evitando danni strutturali e materiali. A Pontebba, nella notte, a fuoco uno stabolo dove all'interno, forse per un cortocircuito, le fiamme hanno iniziato a divorare un trattore, mentre il resto del fabbricato non ha subito danni seri, proprio per il tempestivo intervento. Infine, appoggio Terza Armata, Osdrausina, frazione di Sagrado, in provincia di Gorizia, al lavoro per spegnere le fiamme divampate in un'abitazione. 4 ore di lavoro, ma alla fine, anche in questo caso, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Tetto danneggiato, ma la casa non è stata dichiarata inagibile. Paura a Cortina d'Ampezzo per un incendio che ha coinvolto 3 abitazioni. Un tetto che va a fuoco e che coinvolge 3 abitazioni. Paura nella notte a Cortina d'Ampezzo in località Campo di Sopra per il rogo che ha coinvolto un trittico di mobili tipici del territorio ampezzano, di cui 2 affiancati su un totale di 5. Attorno alle 3 del mattino i pompieri intervenuti dal locale di staccamento, ma anche da Belluno, Pieve di Cadore, con i volontari di San Vito, Borca e Valle, si sono trovati di fronte alla furia delle fiamme che aveva già distrutto in gran parte almeno 2 case. La terza invece è stata lesionata. I soccorritori hanno spento il rogo e messo in sicurezza i locali. Le operazioni sono proseguite anche per tutta la mattinata odierna e si sono protratte fino al pomeriggio. Non ci sono stati fortunatamente feriti. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.
5 incidenti in meno di un'ora nel primo pomeriggio di oggi sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nel tratto compreso fra la Tisana e San Giorgio in Ogaro. Il primo sinistro alle 15 ha coinvolto una vettura sulla corsia di sorpasso e un mezzo pesante in corsia di marcia. Traffico è stato fatto scorrere lentamente sulla corsia di emergenza. A 200 metri di distanza tamponati due mezzi pesanti, di cui uno, il più danneggiato, non ha potuto essere spostato subito. Poche centinaia di metri ancora, nuovo tamponamento fra quattro mezzi pesanti, una cisterna vuota, un camion che trasportava riso finito in gran parte sulla carreggiata e altri due mezzi. In prossimità di Latisano un ulteriore incidente fra una vettura e un mezzo pesante ha causato lo spostamento del carico di quest'ultimo, impedendo così la sua immediata rimozione. Attualmente sono 8 km di coda sul tratto interessato dagli incidenti. E andiamo ad Aviano, dove una coppia di rumeni aveva letteralmente sequestrato un 71enne, derubandolo per 2 settimane. Il servizio. I carabinieri di Aviano hanno notificato la misura cautelare dell'obbligo di dimora a una cittadina romena, Viorica Lincan, 35 anni, ritenuta responsabile di sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di un pensionato di 71 anni di Castellon di Strada. La vicenda risale al 2008, quando la donna, vicina di casa dell'anziano, chiese ripetutamente somme di denaro che lo stesso uomo le consegnò, inizialmente assumendola anche come collaboratrice domestica. Dalle richieste la cittadina romena sarebbe passata alle minacce. Alla fine dello scorso agosto, dovendo affrontare un trasloco e avendo pregiudicato i rapporti con i propri familiari, proprio a causa dei contatti con la donna, l'anziano avrebbe accettato l'invito di trascorrere qualche giorno con lei e il convivente ad Aviano. Qui la coppia lo avrebbe però chiuso in casa per oltre 2 settimane, costringendolo a consegnare loro 1.300 euro in contanti, costringendolo a inviare messaggi per riferire ai familiari di trovarsi in vacanza e prendendo le chiavi della sua auto. La notte del 17 settembre, dopo 2 settimane di prigionia, l'anziano è fuggito avvisando i carabinieri di Aviano ed è stato affidato ai suoi familiari. Il GIP di Pordenone Roberta Bolzoni, sulla base delle indagini dell'arma e su richiesta del sostituto procuratore Matteo Campagnaro, ha emesso il provvedimento nei confronti della donna, che dovrà restare ad Aviano e non uscire dall'abitazione di notte. Viorica Lincan avrebbe già utilizzato la medesima strategia in passato nei confronti di altri anziani. Il suo compagno, 33 anni operaio, è indagato per concorso nei medesimi reati. Cosa continua a stare qui, no? Questa qui, se continua a fare queste, diciamo, a dar vita a queste situazioni, la si rimanda in Romania, cioè non ho capito perché si continua a tenere qui questa qua, creando malumore anche tra gli stessi suoi connazionali, perché giustamente dicono che noi lavoriamo e magari veniamo anche noi additati perché ci sono queste persone, non lo so. Allora, ruba dal centro commerciale prodotti di pesce per 400 euro, a San Donà un caorlotto viene pizzicato dai carabinieri. Aveva cercato di nascondere la merce costosa dentro ad una borsa, ma eludere la sorveglianza non era certo cosa di poco conto. E così un 55enne pregiudicato residente a Caorle è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di furto. I carabinieri sono intervenuti presso il centro commerciale Piave a San Donà, mentre l'uomo stava per superare la barriera delle casse adibite al pagamento con ben 9 stoccafissi e 2 confezioni di polipo sottovuoto per un valore complessivo della merce di circa 400 euro. Quando l'uomo ha cercato di scappare con la refurtiva si è ritrovato davanti una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri, allertata per tempo dal personale del supermercato. I militari, dopo averlo fermato, l'hanno condotto al comando locale dove, una volta espletate tutte le formalità di rito, si è visto consegnare la denuncia. La merce rubata, invece, è stata restituita ai legittimi proprietari. Furto e indebito utilizzo di carta di pagamento. Tutto questo a Fontana Fredda, rumeno denunciato. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 40enne rumeno, residente a Fontana Fredda, operaio agricolo, pregiudicato, ritenuto responsabile di furto ed indebito utilizzo di carta di pagamento.
approfittando del lavoro della moglie, 38enne rumena, operatrice domestica in una famiglia di portatori di disabilità totale, che aveva delega all'utilizzo di carta bancomat della famiglia, l'uomo si era impossessato del titolo di pagamento dalla giacca della moglie, presumibilmente a sua insaputa, effettuando prelievi fraudolenti per 250 euro ed un tentato prelievo di 500 euro al bancomat della Banca della Marca, filiale di Fontana Fredda. I carabinieri hanno accertato le sue responsabilità, in particolare grazie alle telecamere di sorveglianza della banca, in seguito alla denuncia querela sporta dalla persona offesa, un 56enne di Fontana Fredda, celibe, affetto da disabilità, datore di lavoro della moglie dell'indagato, che lo scorso 19 gennaio era venuto a conoscenza degli illeciti prelievi attraverso messaggi pervenuti sul suo cellulare. Nella caserma di Fontana Fredda, il 40enne rumeno ha ammesso le proprie responsabilità, restituendo il denaro di cui illecitamente si era appropriato. Parliamo di clandestini, andiamo a Udine. Premessa legata alla cronaca locale in tema immigrazione. Due pakistani richiedenti asilo per 3 anni non potranno invece tornare a Udine. Il primo, di 33, è stato sorpreso all'interno di una struttura di accoglienza della quale non era ospite e aveva esibito agli agenti un braccialetto di riconoscimento rubato a un altro migrante. L'altro, 25enne, si era intrufolato abusivamente nell'ex caserma Cavazzerani, da dove era stato già più volte allontanato. Intanto, nel resto di quella che viene chiamata comunità europea, c'è chi pensa al risico, chi ha battaglia navale per fermare il flusso dei migranti verso il vecchio continente. Fino al giorno dell'incoronazione di Trump, al numero uno della White House in salsa Yankee, tutti erano pro accoglienza, ma come per magia, con Angela Merkel, tedesca di Germania in primis, il cambio di rotta nella confusione generale. Ora tutti vedono nero, calano una sorta di scure tra gli occhi, ma senza soluzione di continuità. Il problema resta, perché se il male non si estirpa alla radice con metodi chiari e trasparenti, allora possiamo dire che il peggio deve ancora arrivare e non sarà di certo indolore. Dicevamo appunto dell'anniversario quest'oggi della scomparsa di Giulio Regeni. Era allora il 25 gennaio 2016 quando il nostro corregionale spariva letteralmente da Il Cairo. Poi il 3 di febbraio invece il ritrovamento del suo cadavere. Pensate che la mamma ha detto: l'ho riconosciuto solo per il naso, quindi provate a immaginarvi com'era conciato sulla strada per Alessandria. Abbiamo il servizio. Le notizie in arrivo dall'Egitto sulla drammatica fine di Giulio Regeni, con presunti scoop dei media locali smentiti seccamente dalla procura del Cairo, portano alla luce come si voglia creare il caso tipico di un depistaggio studiato con metodo certosino, per non dire la verità sulla morte del giovane ricercatore di Fiumicello. Su Giulio si è scritto di tutto, da una specie di 007 al servizio di Sua Maestà, legami con personaggi statunitensi legati allo scandalo del Watergate, ucciso perché voleva mettere in luce la vera faccia dell'attuale regime, ma caduto nella trappola creata ad arte dai suoi stessi amici. Sta di fatto che troppo fango emerge da questa storia, un salmastro acqua dolce con acqua salata, con la nostra diplomazia che dopo gli echi mediatici si sta dileguando troppo velocemente, che ricorda altri casi insabbiati con celerità. Il mistero continua. Lui è medico forense, il nostro opinionista per quanto riguarda la sanità, Giovanni Del Bene. Bentrovati. La settimana scorsa abbiamo parlato un po' di cosa fa il medico legale in un sopralluogo quando viene trovato una salma. E abbiamo dato degli indirizzi per stabilire l'ora della morte. Oggi invece proviamo a fare un piccolo riassunto su cosa può fare e cosa fa per individuare quello che è il mezzo, lo strumento che ha provocato quella morte. Allora, l'esame della salma ci consente di cogliere se ci sono lesioni, come abitualmente ci sono, se queste sono lineari, se si approfondiscono, se sono larghe, se sono molto sanguinanti, di com'è l'osso sotto la lesione, se i bordi di questa lesione sono molto netti oppure se sono frastagliati, eccetera. Cioè una serie di caratteristiche che ci consentono poi, anche in funzione di quello che abbiamo studiato e imparato, di dire se questa è una lesione da taglio, da punta e taglio, solo da punta, da fendente, se
contusa, lacera, cioè tutta una serie di caratteristiche che ci consentono poi di risalire a quello che è stato lo strumento che ha provocato quelle lesioni. Allora, come dicevo prima, noi abbiamo imparato molte cose sui libri, però qualche volta c'è qualcosa che è diverso. Ora, anche in un caso recentissimo, noi abbiamo visto quasi con un tocco di folclorico che l'arma usata era un'arma, per dire, tradizionale, quella che tutti i contadini avevano in tasca, che adesso anche la vedete, e che è una britola, una piccola roncoletta. E sono molto contento di aver partecipato con le colleghe all'esame su questa salma, per aver dato questo elemento di conoscenza, cioè le lesioni non sono quelle del punta, taglia, eccetera, ma una caratteristica di questo strumento, sono sicuro che sarà l'ultimo che accadrà con una britola, io ne ho visti alcuni, ma penso proprio che sia quasi un passaggio di consegne a quelli che domani continueranno questa attività. Ci pensarono gli stessi manzanari. Sta arrivando, infatti, qualcuno quella sera lì, dice: no, è una roncola. No, una roncola è diversa, è sempre una roncola, ma questa è una mini roncola, sì. È la cosiddetta britola. Questa è la britola. Quella che usavano i nostri, insomma, io l'avevo anch'io. Per farmi la fionda, andavi a tagliare, sì. E facevi la fionda. È nella nostra parlata, nella nostra cultura contadina, perché era uno strumento molto utilizzato. E uno non era contadino se non aveva la britola e scarsella. E beh, anche adesso quando devono fare degli innesti usano la britola. Sì. Allora, guardate questa foto, una foto con quattro proiettili a lei indirizzati, che appare in un commento e un invito su Facebook a sopprimerla. Sono due esempi di post incitanti all'odio che la Presidente del Friuli Giulia e Vice Segretaria del PD Deborah Serracchiani ha condiviso sul proprio blog e sul proprio profilo social. Ognuno di noi, commenta la Serracchiani, può vivere momenti di difficoltà personale, lavorativa o emotiva e tuttavia sono convinta che espressioni di violenza, insulti e minacce non possono essere mai in alcun modo accettabili. Situazioni analoghe che nulla hanno a che vedere con questo caso hanno portato le forze dell'ordine alla decisione di assegnarmi una scorta. Ringrazio gli agenti che mi seguono negli spostamenti da oltre un anno per la loro professionalità che rende il tutto più tollerabile ma comporta comunque una limitazione della libertà personale e della privacy. Chi pensa sia uno status symbol o un privilegio sbaglia di grosso. E qui sottolineo, avendo avuto per 3 giorni anch'io la scorta qualche anno fa. Poi c'è questo ex poliziotto di Magnago, no, che dice: ma io ho scritto, non so, lanciare minacce di morte. Io difficilmente perdono quando arrivo, proprio non perdono nessuno, quando, e le scuse le rimando al mittente. Bene, lei è pronta? Bene, Margherita Cusin, Coda Cons Friuli Occidentale. Buonasera, parliamo della legge 232 dell'11 dicembre 2016, legge di bilancio 2017. Quali sono le sostanziali novità? Allora, in ambito di agricoltura vediamo delle esenzioni IRPEF e esoneri contributivi per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Per quanto riguarda il settore ambiente, vengono confermate e prorogate i cosiddetti ecobonus per quanto riguarda le detrazioni per progetti di riqualificazione energetica degli edifici e per quanto riguarda le ristrutturazioni con detrazioni del 50% prorogate fino al 31 dicembre 2017. Lo stesso, appunto, sono state istituite delle detrazioni fiscali del 50% per interventi con finalità antisismica. Sempre restando nel settore ambiente, per quanto riguarda il gruppo ILVA è stato stabilito che le eventuali gli oggetti dei beni confiscati che riguardano appunto i processi delle società che fanno parte del gruppo ILVA andranno destinate per opere di bonifica e decontaminazione della zona. Per quanto riguarda il settore cultura, abbiamo l'istituzione di un fondo per la promozione all'estero della lingua e della cultura italiana. Per quanto riguarda la finanza locale abbiamo la conferma del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali.
Non è stata aumentata l'IVA, che probabilmente verrà aumentata nel 2018. Per quanto riguarda il settore giustizia, sono previste nuove assunzioni, in particolare 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il lavoro, ne parleremo più avanti, comunque ci sono appunto delle detrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato. Grazie a Margherita Cusin, coda Cosfriuli Occidentale. Carburante illecito immesso sul mercato, maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza in tutto il veneziano. Il servizio. Numeri da capogiro, almeno 400 milioni di litri di carburante illecitamente immessi sul mercato, 18 dei quali in provincia di Venezia, per un controvalore di 360 milioni di euro, 26 milioni di IVA e accisa evase solo nel 2015. Sono questi i numeri che stanno alla base dell'ultimo blitz della Guardia di Finanza nei confronti di distributori e rivenditori di carburanti in tutta la provincia di Venezia. 100 i finanziari al lavoro e 31 le persone finite sotto indagine, raggiunte da un avviso di garanzia in quella che viene definita dalla Procura Lagunare come una vera e propria frode colossale. I sequestri hanno riguardato in provincia le località di Marghera, Cavallino, Mira, Noale, Vigonovo, Chioggia, Cavallino, Eraclea, San Stino e Concordia Sagittaria, ma le operazioni coinvolgono anche altre province e regioni, si pensi oltre al Veneto, alla Campania, la Lombardia, il Lazio e l'Umbria. L'indagine inizia nel novembre del 2015, quando la Guardia di Finanza si rende conto che alcuni distributori applicano la pompa a prezzi particolarmente bassi. Viene eseguita una mappatura, scattano pedinamenti e osservazioni per ricostruire la filiera illecita. Il rifornimento avveniva attraverso autobotti anonime bianche. Il complesso e vasto meccanismo fraudolento è stato realizzato attraverso la classica interposizione di società cartiere, quelle cioè poste tra il fornitore e il destinatario finale, che poi non versano allo Stato l'IVA incassata. L'ospite. Cittadino, si parla ovviamente di lavoratori, dei loro diritti, ma si parla anche di ispettorato del lavoro, soprattutto anche degli uffici di Pordenone, che a quanto sembra sarebbero in procinto di traslocare. Corampogna, se ciò dovesse avvenire, cosa perdiamo a livello di provincia di Pordenone? Ma innanzitutto perdiamo il tavolo della contrattazione circa il servizio dei lavoratori. Questo lo perdiamo. E non è una cosa da poco, perché quell'istituto serve proprio per garantire un'occupazione trasparente e per bene dei lavoratori. E poi si impoverisce ancora di più il comune e la provincia di Pordenone. Sì, che già la provincia non esiste più, tra l'altro. Che già, tra l'altro, non esiste più, ma che zoppica, ci sono, non ci sono, eccetera. Ecco, il comune di Pordenone si trova privato di una nuova struttura che era, fra virgolette, era utilizzata dai lavoratori, dai cittadini, dagli imprenditori. Ecco, senta Rampogna, si è parlato proprio di lavoro, il 2016 insomma si è chiuso sotto alcuni migliori auspici che poi non sono stati realizzati, il 2017 per i lavoratori che anno sarà secondo lei? Ma secondo me, vorrei dire di no, però secondo me sarà una tragedia occupazionale senz'altro. Perché non ci sono impianti precisi per lo sviluppo occupazionale. La Zanussi, fabbrica simbolo, la Savio, la Safo e altre fabbriche metalmeccaniche, tessili e del legno fanno acqua da tutte le parti. La ceramica Ideal Standard, ex Scala, evidentemente, ecco, vediamo i magazzini vuoti, i depositi vuoti e nei parcheggi l'erba alta. E quindi? Vecchio, alza la testa, che il potere te la rompe. Allora, mancano 100 giorni esatti al Giro d'Italia numero 100. In partenza da Olbia venerdì 5 maggio, il Comune di Pordenone, aderendo a un'iniziativa coordinata dall'Organizzazione Nazionale del Giro da tutte le città di tappa, ha acceso di rosa il municipio e piazza 20 settembre, dove è installato anche un conto alla rovescia digitale che scandisce i giorni mancanti. Il 5 maggio il countdown verrà riattivato in vista di sabato 27 maggio, giorno in cui dalla stessa piazza partirà la 20ª e penultima tappa del Giro. Pordenone invece quest'oggi che batte la Cordenonese in una amichevole
al Centro Sportivo De Marchi, 7-0, ma conta poco il risultato, conta invece la compattezza della squadra in vista dell'incontro che la attende. Abbiamo incontrato Bruno Tedino. Mi ha fatto una bella sgambata, una bella partita. Ci serviva tanto perché siamo fermi. Sono contento perché per lui credo che sia un anno diverso, il 2017, diciamo, ha fatto un po' più fatica nell'anno chiuso, però sinceramente siamo, da ragazzo non abbiamo mai dubitato delle sue qualità morali, questa è la cosa più importante. E i nuovi innesti come li hai visti? C'era un po' meno spazi nel primo tempo, però insomma diciamo che Padovan è un ragazzo che ama moltissimo vivere l'area di rigore, deve un pochino lavorare perché è un po' leggermente indietro, poi insomma deve conoscere anche di più un po' il gioco, però è un ragazzo molto bravo. Claudio deve migliorare la fase difensiva, lo sappiamo, è un ragazzo che conosco dai tempi della nazionale, però. Oggi è mercoledì, si gioca. E domani è giovedì. La prossima partita come? È una partita difficile, su un campo che sarà magari mezzo ghiacciato, speriamo di essere bravi subito nell'impatto, nel... Beh, un po' come spirito, questo, dai, no? Più o meno. Sì, no, è un po' più morbido questo, però speriamo di essere bravi nell'impatto e soprattutto nell'intensità lavorativa, perché quello fa la differenza. Si è tenuta, come dicevamo ieri sera, nella sede della Fondazione Friuli, ex group, la celebrazione del 25esimo di attività, associando questa importante ricorrenza al 40esimo del terremoto e all'avvocato Antonio Comelli, che ne fu fondatore e primo presidente, oltre che essere riconosciuto come uno dei protagonisti più autorevoli per capacità e rigore morale della storia recente del Friuli Venezia Giulia del post-terremoto del 76, meritandosi l'appellativo di presidente della ricostruzione. Durante la cerimonia ha avuto pure luogo, lo abbiamo anticipato, ci dovrebbe essere un servizio ora, vedo in preview non il servizio. Ecco, dicevo, durante la cerimonia ha avuto luogo lo scoprimento del busto a lui dedicato. La presenza del presidente della Fondazione Friuli D'Agostini, Franco Jacob, presidente del Consiglio della Regione Autonoma, Alberto Felice Lettoni, rettore dell'Università di Studi, e Giuseppe Guzzetti, presidente Acre, Associazione di Fondazione di Casse e Risparmio. Il servizio. La Fondazione Friuli, ex Fondazione Krupp, ha celebrato questo pomeriggio il 25esimo anno di attività e ha associato questa importante ricorrenza al 40esimo del terremoto e all'avvocato Antonio Comelli, che ne fu fondatore e primo presidente, oltre che essere riconosciuto come uno dei protagonisti più autorevoli per capacità e rigore morale della storia recente del Friuli Venezia Giulia e del post-terremoto del 76, meritandosi l'appellativo di presidente della ricostruzione. Durante la cerimonia ha avuto luogo anche lo scoprimento del busto a lui dedicato, la presenza del presidente della Fondazione Friuli Gioiello D'Agostini, di Franco Jacob, presidente del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, di Alberto Felice Lettoni, rettore dell'Università degli Studi di Udine, di Giuseppe Guzzetti, presidente dell'ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, e nonché Fondazione Cariplo. Concordi nel sottolineare l'importanza di un gesto eloquente rivolto alla persona che ha ricostruito il Friuli e messo in piedi un vero e proprio modello Friuli, sostenuto da valori preziosi come il rigore morale, la correttezza, l'equilibrio, l'umanità e il massimo impegno, grazie ai quali l'Italia ha potuto esibire al mondo una ricostruzione pienamente riuscita. Abbiamo voluto associare i 25 anni della nostra storia ai 40 anni del terremoto, e in tutte e due queste vicende, questi anniversari, la figura di Comelli spicca per autorevolezza, per importanza, per il ruolo che ha avuto. Qui in fondazione l'ha costruita questa fondazione ed è stato presidente per 2 anni. E per il terremoto è stato, credo nell'immaginario collettivo rimanga, e il presidente della ricostruzione. Allora abbiamo voluto associare questi due eventi e abbiamo pensato di dedicare a lui un busto in bronzo che abbiamo fatto realizzare da un artista friulano. Dietro a tutto ciò ci sono i valori che anche personaggi come l'avvocato Antonio Comelli hanno rappresentato per la nostra storia, per la nostra attività pubblica, le nostre istituzioni pubbliche. La generosità, l'impegno, la dedizione e diciamo anche il rigore morale. Questo vuol dire quindi che le radici di un tempo non devono essere mai dimenticate, anche se ovviamente il sociale va avanti, no? Esattamente, noi sicuramente guardiamo avanti perché cambiamo nel nome, cambiamo in alcune formule di approccio ai problemi, ma continuiamo nella mission che avevamo anche prima, rafforzandola su alcuni settori, ma guai se dimentichiamo le radici che
affondano, per quanto ci riguarda, addirittura nei Monti di Pietà, poi le casse di risparmio. È una storia di solidarietà, una storia di sussidiarietà che caratterizza, diciamo, il Friuli e tutto il suo popolo. Il Friuli ha bisogno di una nuova ricostruzione oggi? Beh, diciamo che è stata fatta una grande operazione di ricostruzione fisica, probabilmente non è completata la fase di ricostruzione morale, anche perché, come accennato, sono cambiati parametri, sono cambiate condizioni e dunque credo che vada ripensata la strategia un po' da seguire in questa fase di profondissimi cambiamenti. Roberto Ceraulo, sindaco di Sacile. Beh, un comune più forte della crisi, nonostante i vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità e soprattutto anche il bilancio che purtroppo piange, ma non soltanto a Sacile, ma in tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, se non che appunto dell'Italia, ci sarà una stagione importante per quanto riguarda il discorso dei lavori pubblici. Quali in particolare, sindaco? Sì, se mi è permesso solo una piccolissima parentesi, un plauso alla Fondazione Krupp, che ha ricordato un grandissimo presidente, Antonio Comelli, che tra l'altro è stato per tanti anni anche presidente del concorso, della giuria del concorso Canoro alla Sagra dei Josei, ma soprattutto una persona che capiva il valore degli enti locali e che non si sarebbe mai sognato, voglio dire, di aprire questo livello di conflittualità che c'è attualmente. Comunque, insomma, un grande presidente, e fa bene la Fondazione a ricordarlo, dovremmo ricordarlo tutti quanti un pochino di più, un ottimo esempio. Tornando a noi, guardi, noi siamo, come posso dire, dire più forti della crisi sarebbe un'esagerazione, però diciamo che aver congegnato continuamente una regia tra i servizi finanziari e le opere pubbliche ci ha permesso di realizzare davvero qualcosa di significativo. Abbiamo utilizzato anche il contributo dei privati, ieri sera finalmente è stato acceso un impianto di pubblica illuminazione in una strada via Campagnola che lo aspettava da tempo, 3 mesi di lungaggine burocratica, abbiamo utilizzato una perequazione urbanistica con il supermercato Bennett e adesso con un altro intervento, un'altra perequazione urbanistica che ci permetterà di sistemare un'altra cosa molto attesa dei sacilesi ed è l'innesto di via Pordenone sulla statale 13, una situazione di pericolo che speriamo di riuscire presto a scongiurare. Il primo lavoro che partirà quindi? No, la rotonda all'incrocio tra via Carducci e via Cardiera Vecchia insieme ad una serie di asfaltature per 450.000 euro. Bene, grazie, grazie al sindaco di Sacile. 2 minuti a Udine, grazie. Sì, con noi Mario Pittoni per parlare di scuola. Scuola nel caos o scuola che si può uscire e migliorare, Pittoni? No, no, è un grande caos perché ci sono in questo momento 8 decreti legislativi in discussione sia alla Camera che al Senato, c'è uno in particolare che è interessante, è quello sulla valutazione, che dice che d'ora in poi non servirà più, non sarà più necessario avere la sufficienza in tutte le materie per accedere all'esame o per passare all'anno successivo, basterà raggiungere la media del 6, che vuol dire che se in qualche materia hai anche 3 o 4, c'è compensare con buoni voti in altre materie. Insomma, possono sparire anche gli esami di riparazione, roba del genere, oppure si farà la media in base al coefficiente? È un altro problema, che in pratica in questo modo arriviamo al famoso 6 politico di 68 memoria. E il PD ha avuto il coraggio di dire che siamo stati noi in realtà a promuovere il 6 politico, perché nella scorsa legislatura abbiamo detto che che basta un'insufficienza per non avere più diritto all'accesso, certo, agli esami, e costringendo, secondo il PD, i consigli di classe a dare la sufficienza anche nelle materie nelle quali non eri preparato. 30 secondi per chiudere. È una stupidaggine, 30 ovviamente. Secondi per chiudere. Tornare a rimettere l'asticella ai 14 anni e dare la possibilità ai giovani di imparare da subito la vita nelle scuole superiori oppure rimanere lì ai 16? No, ma io credo che adesso ci sono alcune ore dedicate già al lavoro, si può sicuramente aumentare le ore di lavoro per preparare concretamente i ragazzi all'ingresso nel mondo della produzione. Perfetto, grazie Mario Pittoni per il suo intervento. Linea Pordenone. Ho sentito dire a Magdi Allan che Giulio Regeni si è reso disponibile a dare personalmente denaro al sindacalista egiziano. Questo è assolutamente falso, si vede nel video integrale.
Io, lui parlava come posso dire, del capo ambulanti. Effettivamente nel video Giulio, in un ottimo arabo, dice che lui non può disporre di questo denaro per darlo al soggetto che falsamente dice che la moglie sta morendo di cancro. Difatti lui si rifiuta. Ecco, io quel passaggio lì, dico la verità, ero attento al comunicato, comunque Giulio non ha consentito. Tutto nasce da una situazione. Andare a fare il ricercatore in Italia, in Germania, puoi farlo il ricercatore, non sei uno studente di primo pelo, ma andarlo a fare in Egitto dopo un colpo di Stato o in altre zone, si rischia. Ma non lo dico per lui, lo dico per quelle università tipo Cambridge che l'ha mandato in Egitto a ricercare il tutto sugli ambulanti, facendo anche domande che per noi sono normali qui in Occidente, per loro sono scomode. Se qualcuno vuole far finta che questo non sia vero, continuate a farlo, non è che io continui a perdere tempo, insomma. E allora vi dico che domani il Consiglio Comunale si ritrova alle 16 a Pordenone, due delibere in primo piano e noi andiamo in Veneto. E parliamo di pressione fiscale, ma anche di come stanno i pensionati in questo 2017 che da poco si è aperto. Sembra forse di essere rimasti a qualche anno fa, a qualche mese fa, oppure lei, Andrea Chiandotto, che ben conosce la materia, può dirci se ci sono state delle novità? Ma novità importanti non ce ne sono. Soldi non ce ne sono, non arriveranno per nessuno. Perché addirittura non arrivano neanche i soccorsi a quelli che stavano sotto la neve. Adesso saranno morti, non so le ultime notizie, però è una pagina vergognosa, una pagina di cui tutta l'Italia si deve vergognare. In primo chi gestisce la protezione civile, ossia il signor Ministro dell'Interno, prego, vada a casa, si accomodi, rinuncia ai suoi 30.000 euro al mese, visto che con quei soldi si potrebbero far campare tantissimi pensionati. Se lasciamo le persone sotto la neve, proprio sotto la neve, dispersi in mezzo alla neve, lasciamo i terremotati così, soldi in Italia sembra che non ce ne siano, non ce ne dovrebbero essere. Non credo che ci siano per nessuno dei soldi, né per contratti di lavoro né per le pensioni. Al di là, ovviamente, che questa è la sua posizione e ci mancherebbe, volevo anche chiederle, rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, che differenza c'è per un pensionato di oggi andare in pensione? Andare in pensione, un pensionato, adesso stiamo vedendo i neo pensionati ricevono un trattamento nettamente inferiore. Per cui però c'è da dire che le pensioni di qualche anno fa non erano comunque, per certe categorie, non erano comunque elevate. Certo, l'euro ci ha dato una brutta botta, vergognoso e scandaloso che nessuno abbia controllato al tempo dell'euro, del cambio tra euro e lira. Ci torneremo, grazie ad Andrea Chiandotto, linea a Pordenone. Andiamo a Udine e poi terminiamo. Profumino. Andiamo a Udine, vediamo a Udine chi c'è. Sì, con noi Carlo Piemonte, direttore del cluster Arredo Friuli Venezia Giulia. Parliamo di cose serie, direttore, perché oggi è uscita la notizia che a Manzano ci sono i cinesi. Viene da pensare che probabilmente qualcuno da 15 anni è finito in un mondo oscuro e solo oggi si sveglia. Invece parliamo di cose serie, di quello che invece si sviluppa sul territorio. Sì, i numeri del distretto della sedia, in particolare se ragioniamo sul triangolo, sono importantissimi. Cioè, basti pensare che fa un fatturato vicino al miliardo, 900 milioni. E anche in termini percentuali, quello che ho letto oggi, l'incidenza è l'IR delle imprese individuali, non delle imprese. No, le imprese sono 550, con fatturato in crescita. Le assunzioni, immagina che sono aumentate dell'86% il 2015 sul 2014. Quindi, e anche il 2016 sta avendo un buon trend. Quindi questa è la costruttività. Insomma, la costruttività sta di fatto che si fa sul territorio. Qualcuno addirittura
propone, un sindaco propone addirittura, che tra l'altro è anche un ex imprenditore, propone di tornare indietro di 15 anni. Viene da pensare se si abbaia alla luna senza guardare i risultati, no? E lei oggi ha smentito subito, no? Ma sì, le visioni del territorio vanno assolutamente rispettate. È impossibile chiaramente tornare indietro. Si può andare avanti meglio, questo sicuramente sì, ma solo con progettualità rivolte all'internazionalizzazione, all'espansione sui mercati, ma soprattutto anche l'innovazione di fare tra squadre, tra aziende. Certo. Andiamo a concludere dicendo che l'imprenditoria cinese nel manzanese comunque non incide sul lavoro del cluster arredo, no? No, assolutamente no. Cioè, una componente così bassa che chiaramente è una questione territoriale, i comuni certo devono farne capo, ma come cluster è un altro argomento che affrontiamo. Qualità e cortesia. Grazie a Carlo Piemonte per il suo intervento, chiaro e trasparente. La linea torna a Pordenone al direttore. Rapina pochi minuti fa a Silea, nella farmacia di Sant'Elena. Due uomini armati di pistola si sono fatti consegnare il denaro in contante, bottino di alcune centinaia di euro. Indagini in corso, non ci sono feriti. Manuela Antonini, cuoca in cucina, è arrivata insomma dalla Bornas, freddo, neve, tempeste, lupi. Però cosa c'è? Un profumino eccezionale. Stasera ho fatto una faraona con i funghi porcini. E quindi facciamo prendiamo la faraona, la tagliamo a pezzettini e in una teglia ci mettiamo dell'olio di semi, della cipolla, lasciamo rosolare e quando la cipolla è rosolata ci uniamo alla faraona, la bagniamo con il vino bianco. Fanno una carne bianca, giusto? Metà e metà? Una carne un po' bianca rosata. E ci mettiamo dentro il vino bianco, dopo ci uniamo il sale e il pepe e facciamo un mazzetto con delle erbe aromatiche, rosmarino, salvia, alloro, quello che preferite, e poi ci mettiamo un po' di prezzemolo con l'aglio e andiamo a mettere i porcini tagliati a pezzettini fini. Io in questo caso l'ho fatta con i porcini, ma potete farla con radicchio, potete farla con le verdure, insomma dopo cottura, e ci vuole un'oretta e qualcosa. Sì. Ma cos'è? Polenta quella fianca? Polenta bianca, perché noi usiamo la polenta bianca. Che differenza c'è tra la polenta bianca e quella gialla? No? Allora, la polenta bianca è più delicata, la polenta gialla è un po' più forte. Qui da noi, formaggio mangi polenta gialla o bianca? Ma da noi non mangiano polenta gialla. Ah, proprio non l'hai colta? Proprio... No, posso anche farla, però preferiscono la polenta bianca. Molto. Sì. E cosa ci abbini come... Io ci abbino un rosso qui, un rosso. Anche un verde fosco mi piacerebbe. Dal peduncolo rosso. Esatto. Poi tutto questo lo trovate anche nel loro sito, Cuoco in Cucina, con le varie ricette. E stanno avendo un successo veramente incredibile. Ma anche gli uomini si stanno avvicinando, non mi dicono, alla cucina. Sì. Diciamo che forse più gli uomini sono sempre stati forse più apprezzati gli uomini delle donne. Ma no, insomma, non sono d'accordo. Ci stiamo svegliando. Non dai. Sono d'accordo, sai, penso che forse perché gli uomini hanno avuto più. Sì, magari più possibilità di uscire da, cioè dall'alveo donna. Dall'alveo materno esatto, e via discorrendo. Ma oggi esatto. Le donne hanno avuto sì. La supremazia. Manuela è. Grazie Antonini, grazie a voi. Veramente a Cuoco in Cucina. Noi proseguiamo il giornale dopo il break pubblicitario.
Continua l'informazione su TPN, dopo la pagina regionale da Pordenone, si continua qui da Udine con la copertina, come avete visto, dedicata al Manzanese, perché sembra, e ne abbiamo parlato anche nella prima parte col direttore del cluster Arredo, ospite in studio con noi Carlo Piemonte, di questa clamorosa notizia, no? Perché pare che a Manzano hanno scoperto la presenza dei cinesi. O qualcuno ha preso un missile ed è sparito su Marte, giro per l'universo, e per 15 anni non era qui presente, oppure gatta ci cova. Ma ne parleremo tra poco con un servizio. Apriamo subito con la cronaca, un arresto per droga a Udine. Un albanese di 44 anni, Taku Muci, pregiudicato e destinatario di un ordine di espulsione dal nostro paese, è stato arrestato dagli agenti della questura di Udine per spaccio di droga. L'uomo è stato pizzicato in flagranza di reato nella zona dell'ospedale del capoluogo friulano. Da alcune settimane l'albanese veniva controllato fino a quando è stato colto sul fatto. Lo spaccio si consumava fuori dagli occhi indiscreti all'interno di un piano interrato di un condominio, dove gli agenti hanno scoperto anche un bilancino di precisione, 700 euro in contanti e due telefoni cellulari. Il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato l'arresto. Cinque incidenti in meno di un'ora nel primo pomeriggio di oggi sulla 4 nella tratta friulana tra Latisana e San Giorgio. Il primo sinistro è caduto alle 15, ha visto coinvolta una vettura in corsia di sorpasso e un mezzo pesante. Il traffico è stato fatto scorrere lentamente sulla corsia di emergenza fino allo spostamento definitivo del mezzo. A 200 metri di distanza sono invece tamponati due mezzi pesanti, di cui uno, il più danneggiato, non ha potuto essere spostato subito. Poche centinaia di metri ancora e nuovo tamponamento fra quattro mezzi pesanti. Una cisterna vuota, un camion che trasportava riso, finito in gran parte sulla carreggiata, e altri due mezzi. In prossimità di Latisana, infine, un ulteriore incidente fra una vettura e un mezzo pesante ha causato lo spostamento del carico di quest'ultimo, impedendo così la sua immediata rimozione. Disagi alla circolazione, ma la situazione si sta via via migliorando, tornando alla sua normalità. Allora, avete visto la copertina, oggi è uscita questa notizia, no? Dove pare che i cinesi si sono intrufolati nel distretto della sedia. Qualche sindaco forse crede di essere ancora ai tempi di Marco e Caco, ma insomma, chi è che abbaia la luna? Punto di domanda, il servizio, e poi facciamo un ulteriore commento. Incredibile ma vero, i cinesi sono sbarcati nel Manzanese. Gli amministratori locali, in particolare il sindaco di Manzano del vicino San Giovanni e i sindacati di categoria, abbaiano come i lupi alla luna nella speranza che si avveri la teoria del ritorno al futuro. Si legge che c'è la speranza di far ripartire un distretto già defunto di suo. Ci si pone la domanda di come il Dragone, cioè l'impresa Made in China, si sia impossessata, meglio dei tentacoli di un kraken, dell'intera economia nella produzione conto terzi. Queste persone che oggi occupano i vertici 15 anni fa operavano sul territorio. Dunque ci si chiede dove erano all'epoca, quando si denunciava la presenza irregolare dei figli del maoismo, del lavoro 25 ore al giorno e non 24, della speculazione di prendere la clientela con regime di mano d'opera da terzo mondo, con i sindacati assenti, con chi doveva, vedi ispettorato del lavoro, IMS, INA e le agenzie delle entrate non pervenute. Ora si abbaia la luna puntando il dito sui cinesi? Chi ha versato il latte è stato in primis lo stesso imprenditore manzanese che ha delocalizzato al nuovo terziario quel lavoro a sottocosto insostenibile per le piccole imprese locali, le quali in pochi anni sono saltate come i tappi del Verduzzo imbottigliato durante un temporale. Nel 2001 un manipolo di piccoli imprenditori denunciavano lo status quo in atto, ma a far tappare loro la bocca ci pensarono gli stessi manzanesi. Dunque, scendere dalla pianta, please. Ci ha raggiunto in studio Michelangelo Giumanini, che è un docente, per parlare un po' di scuola, no? Scuola che è un po' in questo periodo, non diciamo nel caos, ma c'è un po' di cambiamento, no, Giumanini? Lei da insegnante come invece la vede la situazione? Ma sì, il problema è che il cambiamento, a dispetto del nome della riforma recentemente varata dal ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, proprio appunto denominata buona scuola, in realtà nasconde una cattivissima scuola. Funzionava, a mio avviso, certamente meglio prima, no? Le novità che sono state introdotte, in realtà abbiamo visto la legge messa alla prova dei fatti,
ha esibito la non centratura degli obiettivi che la stessa legge si poneva. Ne parlo uno che vale per tutti, la cessazione della cosiddetta supplentite. Paradossalmente, se questo era l'obiettivo, proprio è stato completamente mancato, perché il problema è addirittura aumentato. Quindi questo, come dire, dà l'idea e dà il termometro di come questa sua riforma stia effettivamente dando pessimi risultati piuttosto che buoni risultati. Ecco, però la domanda nasce spontanea. Secondo lei il problema sta solo nel fatto che la scuola pubblica non funziona perché non la vogliono far funzionare, oppure perché si spinge magari attraverso gli stessi politici a promuovere magari scuole alternative? Guardi, secondo me la scuola non la si vuol far funzionare, probabilmente col deliberato disegno di creare dei sudditi facilmente plasmabili, in quanto dotati di scarsa conoscenza e quindi di scarso spirito critico. E ovviamente l'assenza di uno spirito critico e l'assenza di conoscenza determina una plasmabilità del popolo. Quindi, a mio avviso, vi è un disegno di creare questa massa informe di cittadini poco acculturati. È certo sì che probabilmente le classi, diciamo, cosiddette benestanti, di fronte a una scuola pubblica così mal funzionante, indirizzeranno la loro attenzione per ciò che concerne la formazione dei loro propri ragazzi verso scuole diverse e preferibilmente di eccellenza, e ancora meglio magari che sono collocate all'estero, per cui lei, anche perché poi noi quando sentiamo, noi italiani, un nome difficilmente comprensibile, andiamo, come dire, con in via di esterofilia, diciamo, allora, ecco, andato chissà dove, non capisco neanche bene il nome dell'università. Però non si sa dove esattamente. Esattamente, non sappiamo dov'è, non sappiamo com'è, però già che non si capisca bene fa molto chic, fa molto figo, diciamo. Ecco. Bene, grazie a Michelangelo Giumanini grazie per la sua partecipazione, rimanga un attimo con noi. Certamente. Adesso andiamo con un servizio, domani inaugura AgriEst Tech all'ente fieristico di Toreano di Matignacco. Una concomitanza che ha caratterizzato la storia e anche il successo della fiera agricola al via domani, giovedì 26 gennaio, a Udine Fiere per la 52esima edizione di AgriEst. Fino a domenica 29 gennaio, stand aperti dalle 9.30 alle 18.30 per incontrare 250 espositori, per vedere in diretta e toccare con mano i risultati dell'innovazione applicata alle macchine e alle strumentazioni per lavorare in sicurezza nel rispetto dell'ambiente. Al centro della prima giornata di AgriEst i lavori del convegno inaugurale su tecnologia e innovazione al servizio della sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità, inizio ore 10.30 in Sala Bianca, con gli interventi di apertura da parte del presidente di Udine Gorizia Fiere, Luisa De Marco, dell'assessore regionale alle risorse agricole e forestali, Cristiano Sciauli, al quale spetteranno anche le conclusioni, e del presidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Graffi Brunoro. Al termine dei lavori ci sarà il taglio del nastro di AgriEst Tech 2017 e la visita dei padiglioni, tutti occupati dai prodotti in esposizione. Una venzone pre-terremoto, quasi sempre i rinvenimenti archeologici, in particolare in area urbana, sono imprevisti che comportano la necessità di ripensare il progetto iniziale, rivedere programmi, obiettivi e metodi. Generalmente legati ad interventi di archeologia preventiva, questi rinvenimenti comportano spesso un disagio per la popolazione. Nel contempo però costituiscono un importante valore aggiunto, offerto dall'inattesa apertura di finestre sul passato che fanno progredire la ricerca scientifica, arricchiscono il patrimonio culturale. Si inizia dall'emergenza più traumatica del post-terremoto 76 per arrivare fino alle più recenti indagini. I civici musei di Udine celebrano la giornata della memoria il prossimo 27 gennaio, inaugurando alle 18 una nuova mostra alle gallerie del progetto a Palazzo Morpurgo. Disegna ciò che vedi. Elga Vesova, da Terzin i disegni di una bambina, raccoglie la testimonianza documentaria del ghetto di Terezin in forma di disegno della pittrice Elga Vesisova.
qui internata poco dopo il suo 12° compleanno. Distribuita in esclusiva per l'Italia, la mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 26 febbraio prossimo. Abbiamo parlato di Agriest prima, adesso parliamo di Patrie dal Friuli, una borsa di studio presentata oggi a Udine. Borsa di studio Fieste de Patrie dal Friuli, presentata oggi, mercoledì 25 gennaio, nella sede della Regione a Udine. Potranno partecipare gli studenti iscritti agli Atenei di Udine o di Trieste per l'anno accademico 2016-17 all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico e non oltre il primo anno fuori corso, oppure iscritti con le stesse modalità a una stessa facoltà italiana, purché residenti in Friuli Venezia Giulia o in quanto figli di un corregionale all'estero. Dovuto anche a KPUE può essere anche un motivo in più per garantire la specialità della nostra regione, insieme a altre due minoranze, che slovene e che tedesche, per la quale non dome un valore culturale che non può rinunciare, perché se non lo partono ne vanno Furlan, non lo partono ne vanno nessun altro. Ma anche un vantaggio concreto per poter continuare a mantenere e sviluppare la specialità in un momento storico che la specialità aveva messo in dubbio. La borsa di studio è di 12.000 euro e la domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro le ore 13 del 17 febbraio prossimo. Il bando completo è consultabile all'indirizzo web del Consiglio regionale nella sezione bandi e avvisi. Non vogliamo rimanere solo nella logica di un ricordo, di una tradizione o di una identità. Vogliamo sostenere uno sviluppo attuale, una ricerca attuale, una valorizzazione di questa identità. Quindi istituita la borsa di studio come consiglio regionale a favore appunto di uno studente di giurisprudenza, materia giurisprudenziale dell'Università del Friuli e Trieste, proprio per ricerca che in qualche modo vada a consolidare le conoscenze in materia di ordinamento giuridico dell'autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia, ne veda anche l'opportunità dello sviluppo, inserendosi in quello che è un dibattito anche importante, cioè l'autonomia e la specialità alla luce delle identità e delle minoranze linguistiche di questa regione è ricca. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Claudio Violino. Tenere le radici, tenere caldo questo argomento significa comunque andare nel verso delle identità e quindi è sicuramente importante. Proprio per questo, non solo questo, la volontà della borsa di studio sulla patria del Friuli che diciamo rende operativa la legge istitutiva della fiesta da patria, proprio la legge 6 del 2015, vuole anche dare un contributo di aggiornamento di quelle tematiche, per non lasciare esclusivamente a un dato storico, il 3 aprile 1077, forse anche superato da un punto di vista giuridico e di attualizzazione politica, ma con grandi e pesanti significati da un punto di vista identitario. Andiamo a chiudere la pagina informativa con noi Adriana Mondolo. Noi donne, nasce questa associazione in Friuli Venezia Giulia per la difesa non solo del territorio, non solo del gentil sesso, no, ma per non dimenticare quello che sono le donne, no, in particolare. Certo, perché questa iniziativa è nata per cercare di tutelare e le donne in Friuli. Perché? Perché noi ci sentiamo minate in questo modo, anche nel nostro equilibrio sociale, in questo modo di fare accoglienza per le persone che vengono da fuori. Ecco, quindi chiediamo persone che blocco. Vengono da fuori, andiamo a specificare quali. Sì, però. Sì, questi clandestini che arrivano e sono tutti maschi, che abbiamo capito che qui arrivano con delle aspettative non certo per lavorare ma per farsi mantenere. In più vediamo che la politica li sta premiando e regalando, oltre al mantenimento, regalando anche dei soldi se vogliono poi ripartire. Ma siamo sicuri, mi permetta, sì, per essere cattivi, no? Perché sì, sai molto, che il giornalista deve essere un po' dentro, no? Nel senso che deve essere un po' dentro, sì. E allora siamo sicuri che questi soldi poi vanno a finire per questi
clandestino per questi profughi non convenzionali o richiedenti asilo? Oppure, come si dice, si perdono nei meandri, arrivano al famoso punto dell'incrocio e poi non si sa se vanno a destra, al centro o a sinistra? Sì, questa è una bella domanda. Però guardi che anche la nostra preoccupazione è se passa il messaggio che qui si arriva e poi danno anche dei soldi, cioè uno parte e 10 arrivano. Adesso che la Merkel farà battaglia navale tipo il Fil Rouge di Giochi senza frontiere, siamo sicuri, perché la Germania disporrà anche lei le sue navi sul Mediterraneo, poi non ho capito quali navi hanno, ma comunque metteranno le navi per cercare di aiutare l'Italia a non essere invasa, come si dice. Allora, diciamo che noi donne ci sentiamo veramente in difficoltà anche come per difenderci, perché vediamo che sia le donne che vanno a fare volontariato, sia i maschi, non pensano a quello che sta succedendo sul nostro territorio. Perché si sta facendo questo? Perché si sta aiutando a 360 gradi queste persone, quando per le nostre famiglie non c'è questa disponibilità? Io sono a conoscenza di famiglie che sono in difficoltà, che alla fine magari se hanno i figli, verranno tolti i figli per metterli negli istituti piuttosto che aiutare la famiglia. Le nostre donne più di un figlio non possono fare perché non possono poi mantenerli, però inglobiamo qui a casa nostra persone che vengono qui a fare tutt'altro che a lavorare. Insomma, anche perché lavorare sa stanca in certi casi. Certo, no? È meglio che i soldi arrivino senza sudare, sì. Che va meglio. No? Noi chiediamo alle donne friulane, questo gruppo chiede alle donne friulane di avvicinarci, di venire a fare gruppo per poter contare, per poter dire anche noi, per aver voce, per poter dire le nostre ragioni. E noi abbiamo creato anche l'email e tutto insieme si scrive noi donne sempre gmail.com. Insomma, questa bella iniziativa fatta di volontarie per continuare a mantenere viva le proprie tradizioni, continuare a difendere il territorio, se dall'altra parte chi dovrebbe fare sta a guardare, è giusto che la gente cominci ad alzare non solo le orecchie, poi cattivi siamo sempre noi. Certo. Grazie Adriana Modolo, grazie, per la sua partecipazione, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. Break pubblicitario e poi l'ultimissima dal Veneto. Continua l'informazione di Telepordenone. Un netto cambio di rotta sull'accoglienza dei migranti è quanto chiede la Regione del Veneto al Ministro dell'Interno Marco Minniti in relazione appunto a quanto sta avvenendo in una tematica, quella migratoria, che resta centrale nel dibattito di questi giorni. Un no alle carte d'identità facili sarebbe un segnale, ha detto il governatore Luca Zaia rivolgendosi al responsabile del Viminale nel corso della conferenza dei presidenti di regioni e delle province autonome. Il governatore ha aggiunto: se oggi lei ci chiede se come regione siamo disposti ad essere parte nel sistema attuale di accoglienza, la risposta è no. Credo che i motivi siano chiari, ha detto il governatore del Veneto, razionali e per nulla preconcetti. La sua presenza qui, ha detto sempre Zaia, rivolto al ministro, può essere il segnale di un cambio di rotta, perché con il suo predecessore ricevevamo solo ordini dal prefetto Morcone, ma ancora non si vede un vero processo organizzato con modalità chiare per il rimpatrio dei richiedenti asilo che non ne hanno diritto. Il ministro delle politiche agricole e forestali Maurizio Martina ha firmato invece oggi il dossier di candidatura nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO del sito Veneto Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdo Biadene. Il dossier, a quanto si apprende, sarà esaminato domani dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO,
che dovrà formalmente decidere se inviare a Parigi la candidatura per ottenere l'iscrizione del sito UNESCO entro il 2018. Soddisfazione è stata espressa, come detto, da più parti, a cominciare ovviamente dal governatore veneto Luca Zaia, apprendo con molto piacere che il ministro Martino ha firmato il dossier di candidatura del territorio di Conegliano Valdobbiadene. Lo ringrazio per l'attenzione dimostrata e mi auguro che domani la Commissione voglia confermare la volontà politica espressa dal Ministro, candidando nella prestigiosa lista dell'UNESCO un sito di eccezionale valore artistico, storico, culturale e paesaggistico, oltre che vitivinicolo. A proposito di UNESCO, il sito fa ufficialmente pace anche con Venezia dopo l'ultimatum del luglio 2016, nel quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite evidenziava le criticità del turismo di massa, le grandi navi da crociera e la perdita continua di residenti che rischiavano, se non risolte, di far finire Venezia fuori dai siti patrimonio dell'umanità. Oggi a Parigi la direttrice dell'UNESCO, Irina Bokova, assieme al sindaco Luigi Brugnaro, hanno riavviato una strada comune. Questo sulla base soprattutto del nuovo patto per Venezia siglato a novembre dal governo e dal comune, che mette a disposizione 457 milioni di euro di azioni di salvaguardia. Ho percepito, ha detto Bokova, la forza dell'impegno portato avanti dalla città ma anche dal governo. Continueremo a lavorare con questo spirito. Restiamo a Venezia perché cerchiamo di capire come sta il capoluogo lagunare in vista delle ormai imminenti festività del Carnevale, ma anche ovviamente in relazione al tema più complessivo e centrale del turismo. Allora abbiamo sentito al telefono Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. Sentiamo. Possiamo dire che ormai si punta al Carnevale, manca poco e sarà anche in questo caso un grande banco di prova un po' per tutta la categoria. Assolutamente sì, veniamo da un'ottima chiusura del 2016 che è stato un anno un pochino traballante nella parte centrale, ma con un forte recupero nel mese di dicembre. Il mese di gennaio, compresa appunto fino all'Epifania, ha dato dei riscontri estremamente positivi e abbiamo un anno che vorremmo definire, sperare di ricordarlo, come splendido in termini di presenze, ma di presenze di qualità. Assolutamente. Dal Carnevale e poi per proseguire con tutti gli eventi, compresa la Biennale, che è molto importante per noi, la Biennale Arte in modo particolare. Che poi la magia del Carnevale la si vede anche un po' da quelle che sono le attese, no? E ogni Carnevale sembra anche, non so se lei è d'accordo, sempre diverso l'uno dall'altro. Anche questo è un segreto, no? Che poi premia Venezia con visitatori. Assolutamente sì, è molto importante come viene organizzato, questo è indiscutibile, è importante il fatto delle aspettative che arrivano dalle persone, da quello che arriva anche da tutto ciò che ci sta intorno alla nostra città. È la prova del 9 per capire di fatto come sarà anche tutto quanto quello che prosegue della stagione. Sicuramente quello che è importante è far sì che resti sempre un momento unico per quelle persone che verranno a conoscerci, a vedere o ritornare a vedere quello che è un evento che ormai a livello mondiale, dopo quello di Rio, è sicuramente più conosciuto. Ecco, 10 secondi, quanto è un evento attrattivo da un punto di vista ricettivo? Beh, sicuramente fa la differenza in termini non solo di presenze, di numeriche, vuol dire che la nostra città, quando ci sono i momenti, faccio un esempio, anche l'apertura della Biennale, ma i momenti anche i giorni clou del Carnevale, vuol dire che è molto difficile anche trovare una stanza libera già fino a Padova. Quindi vuol dire, certo, che ci spostiamo su un entroterra dove davvero c'è un'occupazione della città che è veramente bene, forte. Cambiamo argomento. Il procuratore generale di Venezia, Antonio Condorelli, tracciando un quadro della situazione della giustizia in Veneto, fa uscire appunto un dipinto a tinte chiaroscure. I tribunali del Veneto hanno trattato nell'ultimo anno 90.000 notizie di reato, di cui 30.000 contro ignoti, ovvero le più odiose, perché si tratta, dice il procuratore, di furti o altri atti che vanno a togliere sicurezza ai cittadini. Nell'anticipare poi alcuni temi del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario
di sabato prossimo il procuratore ha continuato su 60.000 reati, il 22% va a dibattimento e si traduce in oltre 16.000 sentenze in primo grado, 5.000 vengono impugnate in appello. Per Condorelli la spinta al ricorso è dettata dal fatto che in questa sede sempre più si possa sperare nella prescrizione, perché il Veneto ha pochi magistrati in secondo grado, 16 in tre sezioni. Ecco che le prescrizioni sono passate da circa 1.800 dell'anno precedente a 2.340 nel 2016. I poteri del sindaco devono essere esercitati rispettando la legge. Finalmente anche la giunta regionale si sveglia e dà un segnale, seppure timido, contro i blitz del primo cittadino di Rovigo, Massimo Bergamin. Purtroppo non è arrivata una condanna esplicita, ma la dichiarazione dell'assessore Lanzarino lascia spazio a molti dubbi. Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico, che vediamo in foto, esprime in una nota la propria insoddisfazione dopo la risposta di ieri in aula all'interrogazione dello scorso 3 ottobre sulle cosiddette incursioni del sindaco del capoluogo polesano in strutture private destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo senza alcuna autorizzazione da parte della magistratura. Episodi che avevano spinto lo stesso Azzalin a presentare un esposto in procura. Azioni in spregio della legge di cui Bergamin si faceva vanto sui social network come un bullo qualsiasi, ha proseguito l'esponente democratico, ricevendo il consenso convinto dell'assessore Corazzari, che auspicava addirittura un premio. Mi aspettavo, dice, una condanna ferma da parte della regione nei confronti di chi non rispetta né la legge né la dignità delle persone, ma la campagna elettorale permanente vale di più. Tuttavia le parole dell'assessore Lanzarin sono chiare e rappresentano un passo in avanti. Scuola sicura invece è il nome del progetto sui temi della protezione civile che la Regione propone ai ragazzi delle scuole dell'obbligo. L'iniziativa è stata presentata oggi a Belluno. Il progetto consiste in una giornata di studio in tema di protezione civile ed è destinato agli alunni delle scuole Veneto, ma vedrà impegnati anche appunto i vari uffici della regione, oltre a quelli della protezione civile coadiuvate dalle amministrazioni comunali per il raccordo con i gruppi locali. Ed è davvero un'occasione importante anche per valorizzare ovviamente quanto di buono sta facendo la nostra protezione civile regionale nelle zone interessate dal terremoto, ma anche dai forti episodi di maltempo con la terribile slavina che appunto si è abbattuta sul Gran Sasso all'hotel Rigopiano. Energia, cibo, acqua e cambiamenti climatici, la cosiddetta tempesta perfetta. Questo è il titolo della conferenza che il professor Maurizio Fermeglia, rettore dell'Università degli Studi di Trieste, ha tenuto presso la biblioteca antica del Collegio Marconi di Porto Gruaro. E allora ad avvicinarlo e intervistarlo per noi c'era il collega Maurizio Conti. Con il rettore dell'Università di Trieste questa sera a Porto Gruaro per parlare di ambiente, per parlare della tempesta perfetta. Professore, lei ha fatto una relazione realistica, un po' preoccupante, ma ha dato anche qualche speranza. Sì, beh, intanto forse vale la pena spiegare perché si è parlato di tempesta perfetta e cos'è la tempesta perfetta. Tutti probabilmente ricordano il film famoso del Perfect Storm con George Clooney. E sostanzialmente in quel film eventi che da soli non avrebbero creato un grande disastro, combinati assieme hanno creato un enorme disastro. Quello che ci attendiamo nei prossimi 20-30 anni è proprio una situazione simile a quella in cui la scarsità di cibo, la scarsità di acqua, il problema energetico, il problema dell'impatto ambientale potrebbero convergere e creare dei grossi danni per l'umanità. Questo è stato previsto già alcuni anni fa da John Beddington in Inghilterra e continua ad essere all'ordine del giorno dei discorsi tra scienziati. Tutto questo certamente è già evidente a chi osserva quello che accade, sta piovendo in maniera più intensa, il clima è un po' impazzito, i ghiacciai si sciolgono, sono tutte evidenze di quello che viene chiamata la tempesta perfetta. Stiamo andando verso la catastrofe? Beh, sì, bisogna però anche essere un po' ottimisti e quindi anche per dare un messaggio a tutti i giovani direi dobbiamo stare molto molto attenti a gestire il
quello che abbiamo nel nostro pianeta, a usare le risorse in maniera consapevole e in maniera sostenibile. Ecco professore, abbiamo parlato di giovani. C'è una sensibilità, c'è una consapevolezza nei giovani o il problema lo vivono solo attraverso i telegiornali o, quando va bene, attraverso i giornali? Ma guardi, i giovani usano, si nutrono molto poco di telegiornali e di carta stampata, questo penso sia evidente a tutti. E io ho notato un aumento di consapevolezza per quanto riguarda questi temi anche negli studenti universitari e negli studenti delle scuole superiori, che accorrono numerosi quando si parla di questo. Quindi questa maggiore sensibilità dovrebbe essere poi trasferita in un processo bottom up a chi poi deve prendere le grandi decisioni, che sono i grandi politici. L'imprenditore Sergio Giordani, presidente di Interporto Padova ed ex presidente del Calcio Padova, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco della città euganea. Il comune è commissariato, lo ricordiamo, dopo la caduta di Massimo Bitonci, che guidava una giunta di centrodestra, e andrà al voto la prossima primavera. Porto Gruaro, restauro del ponte di San Nicolò, circolazione stradale interdetta da lunedì 30 gennaio fino al prossimo 31 marzo, meteo ovviamente permettendo. A stabilirlo l'ultima ordinanza emessa dal comune ed in particolar modo dal responsabile del settore polizia locale, in particolare per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e restauro della nota opera in centro storico. I residenti, i proprietari dei due passi carrai esistenti tra la torre e il ponte in manutenzione, potranno eccezionalmente transitare sotto la torre provenendo da Corso Martiri della Libertà in senso contrario di marcia, muniti di apposito permesso da richiedere presso il comando di polizia locale. La regolamentazione sarà in vigore solo nei periodi necessari all'esecuzione dei lavori e verrà puntualmente resa nota attraverso apposita segnaletica. L'intervento di restauro e risanamento conservativo del ponte, come detto, inizierà lunedì 30 gennaio e, meteo permettendo, durerà fino al prossimo 31 marzo. Un'altra notizia dalla città dell'Emene, perché il dirigente responsabile del servizio cultura del comune per conto della giunta ha liquidato il contributo dovuto alla Fondazione Musicale Santa Cecilia per la gestione del Teatro Lussolo per il mese di novembre scorso. Lo si apprende da una delibera di giunta. Concordia Sagittaria, operativo il fondo Serenella per le vittime della crisi. Il collega Rosario Padovano nel servizio ci spiega nel dettaglio di che cosa si tratta. Sentiamo. Il fondo Serenella è finalmente operativo. Da marzo 2017 le imprese in difficoltà economica a causa dei mancati pagamenti potranno predisporre le domande per accedere a finanziamenti agevolati. Il fondo Serenella è il fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti. Istituito con la legge di stabilità 2015, porta il nome di Serenella Antoniazzi, l'imprenditrice di Concordia Sagittaria, la cui denuncia ha scoperchiato il vaso di Pandora sulle tante aziende sane finite in difficoltà per colpa di committenti che non pagano. Il caso di Serenella fu preso a cuore dall'allora presidente di Confartigianato, Ildebrando Lava, e da diversi esponenti politici locali fino ad arrivare al voto in Parlamento. A distanza di un anno, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto attuativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 290 dello scorso 13 dicembre. In seguito è stata emanata anche la circolare dirigenziale numero 127554 del 22 dicembre 2016, che ha stabilito modalità e termini di presentazione delle domande di accesso, le procedure di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati. Adesso il fondo Serenella è definitivamente operativo ed è partita la campagna informativa sul territorio per informare le aziende possibili beneficiarie, che potranno verificare la sussistenza dei requisiti sui documenti sopra elencati. La compilazione con procedura informatica sulle domande si aprirà dal 3 marzo, la possibilità di invio dell'istanza dal 3 aprile. Si sta lavorando per far modificare il limite dell'accessibilità al fondo delle aziende che risultano parte offesa in un procedimento penale a carico dell'impresa debitrice in corso al 1 gennaio 2016, che limita notevolmente la possibilità di accesso.
Al lavoro per cambiare il passo è il titolo della campagna locale della Fondazione AVSI di Concordia Sagittaria Porto Gruaro. L'iniziativa si propone di sostenere i progetti di educazione, contrasto di violenza e cure sanitarie in Costa d'Avorio, Siria, Burundi, Ucraina, Kenya, Libano, Giordania e Italia. Dopo la campagna 2016 per le tende di Natale, il prossimo step sarà un pranzo di solidarietà il prossimo mese di febbraio. San Donato di Piave, protocollo Orti in vista, oltre 1200 i ragazzi coinvolti che fanno parte appunto del progetto firmato questa mattina dal sindaco Andrea Ceresere, dai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, protocollo d'intesa Orti in vista che raccoglie in un unico progetto le varie esperienze di educazione dall'agricoltura all'ambiente e alla salute approntate dalle varie scuole. Il progetto coinvolge circa 1230 ragazzi, oltre a 80 insegnanti della scuola primaria e secondaria dei tre istituti impegnati nella coltivazione degli orti scolastici, oltre che assegnatari di spazi negli orti urbani di Via Turati. Il progetto, che ha trovato anche una collaborazione con Slow Food nella forma degli orti in condotta, si è esteso trovando una bella risposta tra i ragazzi, ha detto l'assessore Lorena Marin, che ha seguito l'iniziativa a San Donà. Un ringraziamento speciale agli insegnanti per la passione profusa. Tra gli elementi qualificanti del progetto, oltre alla coltivazione degli orti scolastici, la collaborazione con il CEOD, il Centro Diurno per Disabili, la riscoperta di specie quasi scomparse di grani antichi negli orti urbani di Via Turati a San Donà, ma anche l'attivazione di un corso di agricoltura biologica, oltre che di 5 laboratori di semina nelle scuole, altrettanti di manualità e una serie di iniziative aggregative. E con questo è davvero tutto, si chiude il telegiornale di Telepordenone, grazie a voi tutti per averci seguito, linea che può passare alle previsioni del tempo, restate con noi ovviamente, un buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Giovedì, cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in pianura e nelle valli un po' più basse di mercoledì, in alta montagna in aumento, fino al primo mattino estesamente sotto zero. Venti in pianura da nord-est, su costa e zone limitrofe moderati e a tratti tesi, altrove deboli o moderati, sui monti deboli con direzione variabile nelle valli e da sud in quota. Mare mosso.